ottimismo da parte di questi imprenditori. Ne parliamo questa mattina con Claudio Cominardi, sottosegretario del Movimento 5 Stelle al lavoro. Ha trascorso peraltro il fine settimana, in Lombardia a spiegare il decretone. Veneto, in Piemonte, in Lombardia. Ecco, tutto il weekend. Ha sentito anche lei così questo pessimismo così assolutamente grande? Assolutamente no, in realtà. Abbiamo beccato noi tutti i gufi. Sì, ma direi, siccome si è parlato anche della questione TAV, infrastrutture, come si concilia l'accordo della Via della Seta con le infrastrutture tipo il TAV, vorrei far presente che il TAV non arriva fino in Cina e le arance siciliane verranno trasportate tramite aereo, cosa che non si poteva fare fino all'altro giorno, quindi bisogna capire insomma di che cosa si sta parlando. Però se parliamo di imprese vorrei far presente una cosa molto importante, ovvero che c'è tutta l'attenzione da parte di questo governo e lo dicono i fatti, perché la riduzione dell'IRES con meno 9 punti percentuali per chi investe e assume l'ha fatto questo governo, la riduzione degli oneri INAIL il meno 32% l'ha fatto questo governo, la flat tax al 15% per le partite IVA fino a 65.000 euro di imponibile l'ha fatto questo governo, la deducibilità fino al 40% dei beni strumentali, o meglio dei capannoni, raddoppiata l'ha fatto questo governo, e potrei andare avanti con sgravi assunzionali. Si possono fare altre, tante altre cose. Il reddito di cittadinanza, gli incentivi, prevedo che diamo reddito di cittadinanza alle imprese. E voglio aggiungere, qui chiudo, che c'è una questione molto importante. Cioè il reddito di cittadinanza alimenterà quella che è la domanda interna. E io voglio far presente una cosa perché questo è importante. Ho avuto modo di conoscere e parlare questo fine settimana con dei venditori ambulanti, dei commercianti ambulanti a Settimo Torinese, che erano preoccupati sull'utilizzo della card, pensando che possa essere utilizzata solo una grande distribuzione. Questa cosa qua è stata detta più volte in TV, perché si fa riferimento che la card dovrebbe avere gli stessi criteri che aveva quella precedente, REI e quant'altro. In realtà stiamo già prevedendo un decreto che darà la possibilità a tutti di utilizzare, tutti quelli che hanno i POS, di poter accogliere la card del percettore di reddito. Questo è molto importante. Quindi sosteniamo il commercio locale, sosteniamo i venditori ambulanti, sosteniamo il commercio di prossimità, che è fondamentale, perché la GDO non è che abbia così tanto bisogno di consumi maggiori. Do il benvenuto a Diego Fusaro, che come sapete è un filosofo di ispirazione marxista, però col cuore sovranista? Bah, diciamo che ritengo che oggi il solo modo per difendere i diritti sociali dei lavoratori e delle classi più deboli, nonché la democrazia, sia insistere sulla sovranità nazionale come baluardo di resistenza rispetto alle potenze post-democratiche dell'economia. Cioè l'economia globale mira a superare le sovranità nazionali, dice, per evitare i conflitti, le guerre, in realtà per rimuovere democrazia e diritti sociali, una grande controrivoluzione gestita dall'elite cosmopolitica a nocumento dei lavoratori e delle classi popolari. Questa è la globalizzazione. A trovarci, collegato con noi Antonio Caprarica, per anni è stato il volto dell'informazione RAI da Londra. Ama la corona inglese, ama l'Europa, quindi penso che soffra enormemente in questo momento con la Brexit inglese, la hard Brexit. Che dici, Antonio? Ma guarda, devo dire che in questo momento invece sto rejoicing, come direbbero loro, cioè me la sto godendo, perché se avessimo avuto bisogno di una dimostrazione della follia della Brexit, della follia della distruzione, come diceva il tuo ospite, dei poteri sovranazionali, possiamo vedere quello che accade in Gran Bretagna, cioè un paese che è stato tradizionalmente uno dei bastioni della stabilità in Europa, un paese che cresceva fino al 2016 al ritmo del 2,5% all'anno, oggi è preda di convulsioni politiche che non sanno dove andranno a finire, perché oggi la Gran Bretagna non solo non sa se sta nell'Unione, ma non sa nemmeno se fra 5 anni sarà ancora un Regno Unito o disunito, non sa bene qual è il suo futuro economico, però con certezza possiamo dire che la crescita inglese in questi 2 anni si è ridotta ai le previsioni dell'Ocse sono sembra molto precisamente basse per l'Inghilterra. Un successo. Noi siamo messi peggio, ma anche loro molto non basse, se la ridono. Ma anche la pratica. Allora, Chicco Testa, anche la realtà già attuale è molto bassa.
Volevo che tu rispondessi a Claudio Cominardi, perché dato che tu fai impresa, lui dice abbiamo fatto un sacco di cose per l'impresa, c'è una vulgata sul fatto che questo governo non si interessa alle imprese, in realtà poi ha fatto un lungo elenco di cose fatte per le imprese. Perché sono così arrabbiati gli imprenditori? Perché poi appunto questi qui sono piccoli imprenditori, però insomma Confindustria ha detto non più tardi di ieri, è meglio andare a votare se questo è il modo di governare, insomma mi pare che il malessere esista nel mondo delle imprese. Ma io me la potrei cavare con una domanda, scusi sottosegretario, se avete fatto tutte queste cose, come giustifica lei quei numeri? Come spiega che non c'è un paese europeo che non salga, compresa la Gran Bretagna, molto meno nel passato, e l'unica previsione negativa, anzi la realtà negativa, sia in termini di crescita del PIL, sia in termini di occupazione all'Italia? Quello è il meno 0,2 italiano. Ti posso rispondo? Certo, allora, innanzitutto si parla di una previsione. Uno, due, due. Scusi, ci sono i dati passati chiari, non la previsione. Ci sono molti paesi che crescevano molto più dell'Italia, e per cui ovvio che hanno un dato positivo, ma meno positivo di quanto era negli anni passati. Questo perché c'è una congiuntura economica che riguarda tutti i paesi. In più, dico un'altra cosa, questo governo ha pochissimi mesi di vita, La legge di bilancio è quello che determina gli effetti di carattere economico e non si manifestano dopo pochissimi mesi. Quindi forse, visto che siamo appena arrivati, forse in quella previsione c'è forse la responsabilità di qualche forza politica che ha governato per 20 anni, 30 anni in questo paese, punto di domanda. E comunque non per questo ci tiriamo indietro e quindi stiamo investendo moltissimo, che è la prima leva, cioè in innovazione, in ricerca e sviluppo, nelle tecnologie emergenti. Questo penso che sia un dato importante. Si può fare molto di più. Quello che stiamo facendo. Scusami, allora, voi avete ereditato un paese che meno degli altri paesi, ma cresceva dopo anni di recessione, cresceva in termini economici e in termini occupazionali. In 6 mesi siete riusciti a fare questo capolavoro. Ti spiego perché avete fatto questo capolavoro. Per due motivi fondamentali. Primo, perché avete messo le risorse maggiori del paese, un'aggiunta di debito, sulla spesa corrente, reddito di cittadinanza e quota 100. Avete indebitato il paese ulteriormente per i prossimi anni, non per investimenti, ma per spesa corrente. E questo è il primo fattore. Noi paghiamo, pagheremo quest'anno un paio di miliardi in più di interessi sul debito pubblico, che lo spread è salito stamattina a 2,70, ti segnalo, che voi non considerate mai, ma che fa parte dei conti degli italiani. Cioè la botta che pigliamo quest'anno e che piglieremo l'anno prossimo sul costo del debito è superiore a quei soldi che avete distribuito nel mercato interno per far crescere occupazione. Ma la cosa fondamentale è un'altra, che l'economia, ed è il motivo per cui la Gran Bretagna scende, l'economia ha bisogno di fiducia. Ha bisogno di fiducia, di una prospettiva sul futuro, e questo nel vostro governo non si coglie assolutamente. La questione della TAV, della linea ferroviaria TAV, che voi vi tenete a chiamare il TAV, il treno ad alta velocità, va bene, ok? Chi è contrario lo chiama il, chi è a favore lo chiama la. Si è sempre chiamata la TAV perché è la linea ferroviaria ad alta velocità, ma comunque non è questo il gran problema. È una questione del segnale che viene mandato all'Italia, viene mandato dall'Italia al resto del paese, la rottura di patti internazionali, il rifiuto di denari che vengono dall'Europa in cifre consistenti, l'occupazione che va a farsi benedire. Allora, volevo rispondere un attimo Fusaro, poi torno anche da Caprari e da Cominardi. Io, da osservatore esterno che non ha tessere di partito, mi limito a sostenere che peggio di questo governo c'è soltanto tutto il resto possibile, nella misura in cui questo governo, con i suoi limiti, le sue contraddizioni, se non altro ha posto al centro due principi fondamentali, che sono primo quello della sovranità nazionale, quindi meno Europa, meno globalizzazione, più Stato, più difesa dei diritti della sovranità nazionale, e in secondo luogo una difesa delle classi deboli, il reddito di cittadinanza che possiamo criticare, che è stato giustamente anche criticato, se non altro rovescia una tendenza che si era consolidata negli anni scorsi, che era quella di aiutare con i soldi pubblici banche e grandi investitori. Ma questo non c'è dubbio, però Chicco Testa le sta dicendo che la torta è sempre più piccina, anche ridistribuire diventerà molto complicato in un paese che non cresce, no?
Certamente, questo è evidente, ma io credo che non è che prima ci fosse il Bengodi e l'Eldorado. Siamo in una situazione complessa per l'Italia, lo era prima, lo è anche adesso. Vabbè, ma voi dovete cambiare questi due anni. Sì, no, certamente bisogna cambiarla, ma questa situazione non si cambia in qualche modo genuflettendosi all'Unione Europea, alla globalizzazione. Si cambia, ad esempio, aprendo un trattato con la Cina, di cui non si parla, ma che è stato importante perché non tanto per il rapporto che ha creato, ma per quello che ha indebolito con Washington e con l'Unione Europea, aprendo un mercato sterminato dal quale finalmente forse anche l'Italia potrà trarre giovamento, per dirne una. In secondo luogo, ma per se sei per il sovranismo, sei per il sovranismo, cosa c'entra il rapporto con la Cina? Siamo subalterni alla Cina. No, attenzione, sovranismo non significa, a parte dato che io non sono un sovranista, ma sono per la sovranità nazionale democratica. Non ho capito. Ma poi sovranismo non vuol dire autarchia dell'epoca passata, significa rinunciare a sovranità. Come dice? Non ho sentito. Non ti abbiamo sentito. Dicevo che per ora l'unico mercato, ecco, mi permetto di osservare che per ora l'unico mercato che avremmo aperto è quello delle arance. Che davano al Macero perché degli accordi. Pare che venderemo 2 miliardi di arance, 2 miliardi di arance alla Cina, mentre i francesi vendono 30 miliardi di Airbus alla Cina. Quindi diciamo forse sarebbe il caso di parlare dell'accordo con la Cina per vedere veramente che cosa c'è dentro. E che cosa non hanno fatto? Perché non mi sembra che ci sia nulla di concreto dentro. Se l'unica cosa che c'è dentro è la preoccupazione che ha scatenato dai nostri alleati e che ha costretto il vice premier Di Maio a correre a Washington per rassicurare l'amministrazione americana. Innanzitutto queste arance prima andavano al Macero per via di accordi capestro con la Comunità Europea, quindi arance di agricoltori italiani. Senti, innanzitutto altra questione. Bene, è che è vero, sono solo 2 miliardi di euro perché invece la Francia 30, meglio, però siamo partiti, prima non era partito nessuno, quindi diciamo è il primo passo, voglio dire. Siamo tutte persone adulte e ragionevoli, no? Quindi per favore non propinarci. No, cerchiamo di ragionare con robe serie, capito? Le arance che vanno al mare. Sì, assolutamente. Andate a chiederglielo agli agricoltori del sud. Andate a chiederglielo agli agricoltori del sud cosa dovevano fare delle arance. Io sono un agricoltore, tra le altre cose. E ti dico una cosa, scusami, poi smettetela con il vecchio governo, no? Perché adesso ci siete voi. Scusami, Chicco, perché il vecchio governo ha parlato Renzi, ha battuto un colpo Renzi, volevo leggervi l'agenzia. Ha fatto un post su Facebook dicendo con Salvini e Di Maio le tasse vanno su, i posti di lavoro vanno giù. Noi eravamo quelli col caratteraccio, ma l'Italia cresceva, loro dicono di essere più simpatici, ma adesso crescono solo le tasse e lo spread. Miliardi. Allora, innanzitutto per le tasse, per fare giusto un esempio, partendo dalla prima delle tante, diciamo, balle, se così mi posso dire, non è vero che sono aumentate. Sono aumentate se nel computo delle tasse mettete le tasse che sono state messe alle banche e alle assicurazioni. Credo che ci sia una bella differenza. Le ma tasse che sono state messe al gioco d'azzardo, ai concessionari ma del gioco d'azzardo. Smettetela con questo giacobinismo da quattro soldi. Me l'ha detto anche il ministro dell'economia, che attaccare il credito, è un danno che fate al paese. Non si in continuazione. È impossibile veramente. Si scompone. Allora, sta dicendo che pare che attaccare le banche è pericoloso. E infatti Tria ha detto non attacchiamo le banche perché si mina il sistema paese. Ho capito che Tria secondo voi sta andando un po' fuori dai binari, però. No, però dico come funziona in tanti paesi, si va a tassare chi effettivamente detiene la ricchezza, banche, assicurazione, gioco d'azzardo, che anche dal punto di vista etico, se parliamo del gioco d'azzardo, crea dei grossi problemi anche a livello di sanitario, pensando tutti quelli che pagano gli effetti della ludopatia. Per cui quando parliamo di tasse, raccontiamo le cose come stanno, perché allora, le cose che ho detto prima stanno nero su bianco. Vorrei entrare nella concretezza, perché Cominardi è andato in giro a spiegare il decretone, tra cui quota 100, come ben sapete, e quota 100 ancora non è operativa. Detto questo, c'è già un segnale molto preoccupante sugli ospedali e sui medici. Vediamo il servizio perché è un tema importante per capire anche se stiamo andando nella strada giusta. Se la USL dicesse abbiamo bisogno di un ginecologo che ci tenga l'ambulatorio in clinica ostetrica un paio di giorni alla settimana,
io mi metto volentieri i camici. In futuro di medici come il professor Bevilacqua, 81 anni e 57 di professione, negli ospedali pubblici del Veneto ne potremmo trovare sempre di più. Per far fronte alla carenza di personale, la Regione Veneto si prepara a richiamare i medici già andati in pensione. È una delibera tampone per l'emergenza attuale. Noi già dal 2014 denunciavamo la difficoltà a reperire i medici. Medici d'urgenza per il pronto soccorso, anestesisti, ginecologi, pediatri. Nei 68 ospedali del Veneto, stando ai calcoli della regione, mancano all'appello 1300 camici bianchi. Ma parliamo chiaro, l'avevamo anche scritto negli accordi dell'autonomia che sono sul tavolo a Roma, nella discussione. Bisogna sbloccare le quote di specializzazione, bisogna dare più borse di studio. Uno. Secondo, bisogna sbloccare le assunzioni. Di medici negli ospedali veneti. Lei è preoccupato per le sue cure? Preoccupatissimo. Adesso andrò a assumere medici che già erano in pensione, ma ben venga. Sarebbe bene che prendessero dei giovani. Di giovani ce ne sono pochi. Nel 2017, secondo la Ragioneria Generale dello Stato, oltre il 40% dei medici in corsia aveva più di 55 anni. In futuro, sostiene la CGIL, quota 100 rischierebbe di lasciare i reparti ulteriormente scoperti. Noi abbiamo stimato circa il 20% di 8.500 medici, quindi un numero mostruoso che rischia di mettere davvero in ginocchio il sistema. Bisogna assumere subito giovani che in Veneto sotto i 40 anni sono solo il 17%. Una soluzione potrebbe essere allargare la platea dei concorsi, finora andati deserti. La legge di bilancio del 2019 consente l'assunzione dei medici specializzandi dell'ultimo anno, quindi possono partecipare ai concorsi. Chi lavora in corsia non è convinto che questo basti a risolvere il problema. Ai giovani oggi conviene probabilmente andarsene all'estero e questo comporterà che anche i veneti andranno in Austria e in Germania a farsi curare da medici italiani. Sono persa un pezzo, come Nadi, numero chiuso a medicina, è inutile allargare le maglie, e poi invece ci accorgiamo che i giovani non ci sono, che addirittura si richiamano al lavoro medici pensionati con dei contratti a termine, cioè è una roba che non c'ha senso, mentre appunto tanti ragazzi italiani vanno a fare medicina fuori o vanno a lavorare fuori. Sì, innanzitutto devo dire, raccontiamo che questo governo non è stato fermo da questo punto di vista, perché come si diceva giustamente nel servizio, già in legge di bilancio 2019 è stato previsto che per i concorsi possano partecipare appunto i medici specializzandi. In più nello stesso quindi decretone... Quindi le assunzioni ci saranno, lei mi sta dicendo? Assolutamente sì, anche perché nel decretone stesso già si consente a enti o aziende del Servizio Sanitario Nazionale di assumere delle specifiche professionalità, ma non solo, nel primo provvedimento utile, la ministra Grillo prevederà che ci saranno, per quanto riguarda la possibilità delle regioni, nuove assunzioni, cioè ci sarà, si rivedrà il tetto di spesa per le regioni proprio con la finalità di avere più medici a disposizione anche per un paese come il nostro, che sappiamo che demograficamente è un paese che sta invecchiando sempre di più. Sicuramente è un problema non nuovo, ma che stiamo affrontando di petto, quindi su questo sto anche abbastanza tranquillo, anche perché si diceva che con quota 100 sarebbe stato, diciamo, un delirio per la pubblica amministrazione, in particolare per il Servizio Sanitario Nazionale. Ci stiamo parlando in particolare di due regioni, se non mi sbaglio, oltre al Veneto anche il Molise, che sta valutando di richiamare il personale in pensione. Però voglio dire, c'è anche un effetto positivo di questa quota 100, 104.000 ad oggi domande per aderire a quota 100, quindi vuol dire a qualcuno abbiamo fatto qualcosa di positivo, di buono per la propria vita. 104.000 persone che sono ben distribuite sul territorio. Diceva che andavano, io leggo il titolo dietro di te, i primi pensionati in quota 100, un terzo al sud, poche donne. In realtà è distribuito in maniera equa sia a nord che sud le domande, così come per il reddito la prima regione della Lombardia nel numero di chiedenti. E è vero che ci sono meno donne perché non hanno una gran continuità contributiva, però per loro abbiamo pensato a una misura specifica, opzione donna, che è solo per le donne. Antonio, ti convince quota 100? No, naturalmente non mi convince quota 100 come quasi nessun altro dei provvedimenti economici di questo governo. È stato anche dimostrato, dati alla mano statisticamente, che non è vera l'equazione un pensionato, un nuovo assunto, nemmeno da lontano.
non solo, ma si sono perse competenze favorendo un esodo anticipato rispetto a un trend che è quello che ben conosciamo di allungamento della vita. E soprattutto bisogna sempre ricordare che stiamo parlando di misure che sono state fatte in deficit, cioè a debito, che è un debito che viene scaricato sulle nuove generazioni. Soldi che avrebbero dovuto essere impiegati per riattivare la crescita che andava spegnendosi, certamente ha ragione il sottosegretario, dice non è ovviamente una colpa esclusiva di questo governo, c'è una congiuntura internazionale che affievolisce la domanda esterna, proprio per questa ragione avremmo dovuto investire semmai sulla rete delle infrastrutture, sulla ricerca, sulla formazione dei giovani, tutto ciò che può produrre lavoro. Invece abbiamo semplicemente provveduto, non sto parlando adesso del provvedimento così caro ai 5 Stelle del reddito di cittadinanza, che merita un discorso a parte, ma nel caso di quota 100 mi pare veramente un esempio di egoismo generazionale che verrà scaricato sulle generazioni che arrivano. Allora, sul reddito di cittadinanza, diceva Antonio, c'è un ragionamento a parte da fare. Prima Fusaro ci ha detto, ha avuto il grande merito di rimettere al centro il tema di chi sta male, di chi ha bisogno di aiuto. Io vi presento una persona adesso, l'ho già conosciuta in un servizio che abbiamo fatto qualche tempo fa, ha molto colpito la sua storia, devo dire la verità. E oggi questa persona spera molto nel reddito di cittadinanza. Si chiama Carlo Tedeschi, ha 54 anni. Carlo, buongiorno. Ciao, ben trovato Carlo. Buongiorno, piacere. Allora, ti abbiamo conosciuto, diciamo, sulla tua bici mentre pedalavi, sì, perché ti avevo visto nel servizio, perché dovete sapere che Carlo, che era un imprenditore, ha avuto un rovescio terribile, anche perché c'è stato un cambiamento di tecnologia molto forte, quindi un'azienda che fatturava anche bene, aveva dei dipendenti, all'improvviso si è trovato a zero, giusto Carlo? Sì, più di 3 mesi. Nel giro di 3 mesi. 3 mesi, sì. Facevi masterizzazione di CD. Facevo duplicazioni di CD e ovviamente è arrivato on demand il smartphone, il CD non è servito assolutamente più niente. Parliamo di CD-ROM ovviamente, pubblicitari, cataloghi, queste allora, cose. Allora Carlo cosa ha fatto? È finito a fare il fattorino, il rider si dice adesso, rider, con un termine più figo, sì, però insomma sostanzialmente lui fa consegne a domicilio, sì, e a 54 anni questa cosa è molto complicata, lo capite da soli, ci ha raccontato appunto che è faticoso, che ci sono... Anzi raccontaci un po' la tua giornata Carlo, forse è meglio perché non tutti si ricorderanno il servizio. Beh, la giornata di età... Per mia scelta è divisa in 2 step. Uno è quello di rimettere in piedi la mia capacità di imprenditore e l'altra metà è quella di sopportare diciamo, la possibilità di sopravvivere. Quindi andando a fare i radar è quello che in qualche maniera riesco a sopravvivere, ma stiamo parlando proprio di sopravvivenza. Cioè metti insieme il pranzo con la cena, diciamo, questo è esattamente, tutto. Sì, non si riesce a coprire tutte le spese. Facendo tutto il giorno. Posso chiedere quanto guadagni come rider? Sì, sui 450 euro al mese. 450 euro al mese. Facendo media di 4-5 ore alla sera. Come si vive con 450 euro al mese? Si sopravvive. Cioè una casa tua? Ho una casa, purtroppo ovviamente in pignoramento, perché non ho più potuto pagare il mutuo. E questo mi permette di non pagare un affitto o un mutuo, perché se ci fosse anche quello... Non a peticero, cioè è già difficile pagare da mangiare, le bollette, l'assicurazione e poi si rompe sempre qualche cosa, non ci sono mai soldi, dobbiamo metterseli a ripararli da soli. Ti aiuta qualcuno? Qualcosa, qualche amico, parente. Ti danno una mano? Sì. Ecco, per questo signore, per Carlo, il reddito di cittadinanza naturalmente è un'opzione importante, perché nonostante lui lavori, con il lavoro che fa e con i soldi che guadagna non ce la fa, quindi il reddito è un'alternativa valida, giusto Carlo? Sì, sempre ammesso, bisogna capire com'è sto reddito, perché ancora non si sa esattamente. Ma sei andato tu a chiederlo? Beh certo, siamo andati, infatti abbiamo fatto il 6 di marzo che avete visto il servizio, abbiamo fatto, stato tra i primi a Milano a chiedere il reddito al CAF, ok. Che ti hanno detto? Bene, accettiamo la domanda, aspetti che qualcuno la contatterà. Nel frattempo però ovviamente ho guardato più volte sul sito Rete di Cittadinanza del Governo, a parte un po' in giro dappertutto, ma anche sul sito Rete di Cittadinanza.
ho aperto un ticket su questo sito e non mi ha mai risposto nessuno. La settimana scorsa ho chiamato anche l'INPS al numero dove ti fa in strada per parlare con chi dà risposta al reddito di cittadinanza. La risposta è stata: ma io sono un operatore e non so cosa dirle. Cioè, ancora non c'è nessuno che sa esattamente cosa succederà. Allora, Cominardi, volevo prima, poi arrivo anche da Fusaro, perché naturalmente, appunto, a parte che il tema generale che mi fa tanta impressione è che in questo paese si lavora essendo molto poveri, perché lui lavora, si fa, come dire, fa una gran fatica e nonostante questo fa fatica ad arrivare alla fine del mese e farsi aiutare dai parenti. Quindi questo è un tema, diciamo, strutturale che mi fa una grande impressione. Però c'è anche quello che dice adesso Carlo, cioè che insomma è ancora molto farraginoso il meccanismo, quindi certezze ce ne sono poche al momento. Ora, innanzitutto, in premessa vorrei dire due cose. Una, che ci stiamo anche impegnando per quanto riguarda i cosiddetti rider. Avevamo un emendamento dal governo che dava più tutele, sì, tutele che riguardano il lavoro subordinato anche per i rider, ma purtroppo per problemi di inammissibilità non siamo riusciti, ma ci sarà un disegno di legge al Senato su questo tema, che è sicuramente importante. Altra cosa, dato che vorrei dire, e ringrazio anche per questo, diciamo, servizio, è che il signore è la dimostrazione che il reddito non va ai fannulloni. Stiamo parlando di un imprenditore che si è fatto un mazzo così per lavoro, una persona culturata, una persona che secondo me ha ancora tantissimo da dare, e quindi questo è un dato oggettivo e spero che rimanga, perché si accosta sempre anche l'accezione di furbi, furbetti. Io credo che i furbetti forse in questo paese hanno fatto i soldi, non sono finiti in mezzo alla strada. Questo secondo me è un aspetto importante. Detto ciò, passiamo al lato pratico. Io non so le disfunzioni che ci sono state, se c'è stato qualche operatore che non era sufficientemente preparato. Mi rendo conto che questa è una misura nuova, però io mi prendo carico, poi ci scambiamo i contatti con il signore, fagli fornire il prima possibile tutte le informazioni che gli occorrono per poter aderire al programma del reddito di cittadinanza, anche perché mi pare di capire. Lui ha voglia di rimettersi in gioco. Basta avere un ISE inferiore a 9.360 euro, no. Basta avere un reddito inferiore a 6.000 euro, basta avere i requisiti che vengono richiesti e si può aderire. Cioè, non capisco la difficoltà. Scusa, ma ti faccio una curiosità che ho io. Sì. Ma tu hai provato ad andare ai centri per l'impiego per trovarti un lavoro diverso dal rider? Cioè, hai provato a candidarti su qualcos'altro? Due cose. Allora, io è 10 anni esattamente che non c'avevo più lavoro. Sono stato 8 anni senza far niente, o meglio, inventandomi le cose, dalle bancarelle alle cose più strane. Sono andato dopo che... Perché ti dicevano che non c'era lavoro per te? Perché nessuno ti cerca dopo i 35 anni con le leggi che ci sono in Italia. Per cui i curriculum non servono assolutamente a niente. Per inciso velocemente, in questo mio cammino ho conosciuto persone come me, ex amministratori, insomma, pezzi grossi di Fiat che andavano a fare le bancarelle, avvocati, cioè di tutto e di più, di gente che oltre una certa età non trova più sbocchi, è rimasta a casa e ok. Io due anni fa e qualcosa, il giorno prima di Sant'Ambrogio, ho iniziato a fare il rider. E dopo un po' sono andato a cercare comunque di fare domanda all'ufficio di collocamento, mi è stato risposto: ma lei sta facendo la collaborazione provvisoria, per cui non può iscriversi all'ufficio di collocamento, per cui mi è stata preclusa ogni possibilità. Tornando al discorso però che stiamo dicendo, non è problema, io la domanda l'ho fatta e penso che sarà accettata, però ad esempio già non si sa i termini, perché prima si parlava inizio marzo, poi metà marzo, poi 27 marzo. No, è fine aprile. E io aprile, adesso, prima, aprile. Mentre in treno stamattina, leggevo date certe e si è incominciato a parlare dal 15 di aprile al 1 di maggio. Già di certezza non si sa dov'è. Mirta può essere testimone, io non ho mai dato date, mai. Ho detto questa primavera, è vero o no? È vero. Sempre. L'avevo detto una decina di volte. Però il problema è... Quando avrà una risposta, Carlo, secondo lei, Cominardi? Io scambio su... Allora, la risposta gli deve arrivare, perché se lui entro fine mese ha fatto la domanda, ha fatto l'ISE aggiornato, gli deve arrivare una domanda dove, cioè, ti devono avvisare, per cui andare successivamente in posta a ritirare la card nella quale verrà accreditato il reddito. Ok? E questo entro fine aprile, a fine aprile dovrebbe avere la card. Questi sono gli elementi di oggi e questa è la struttura. Quindi è un mese di incertezza. Ma non è incertezza, è perché se hai i requisiti
No, no, ma su questo sì. Potrà continuare a lavorare come rider se deve dichiarare il reddito. Che gli viene sottratto poi. Deve dichiarare, però c'è un altro aspetto, c'è anche il discorso dei working poor che è stato inserito nel decretone. Cioè, differentemente a quanto ti hanno risposto al centro per l'impiego, per cui non si può iscriversi se si ha una collaborazione di questo tipo, se tu sei un lavoratore che ha un compenso molto basso, come in questo caso, puoi comunque aderire al programma di questi centri per l'impiego che adesso stiamo rinnovando. Ci sono proprio due cose sul sito che non funzionano. Una, l'ho guardata anche stamattina, è stata modificata la frase, perché la settimana scorsa era diversa, ma si dice che chi ha meno di 26 anni dovrà andare ai centri per l'impiego, mentre chi ha più di 26 dovrà sentire se il comune ha un ufficio che lo aiuterà a reinserirsi socialmente. È molto generico. Non è proprio così in realtà. C'è scritto così sul sito. È l'operatore per i centri, io lo dico proprio perché ho seguito il provvedimento, l'ho scortato nei due rami del Parlamento, che in realtà lei si recherà al centro per l'impiego. Al centro per l'impiego le diranno e vedranno la sua posizione, vedranno insomma quali sono le sue caratteristiche e vedranno se avrà necessità di un percorso di reinserimento sociale. A quel punto verrà indirizzato ai servizi sociali, altrimenti farà il programma, seguirà il programma del centro. Anche se ha più di 26 anni. Certo. Però, ecco, vorrei svolgere una considerazione generale a partire da questo caso emblematico. Siamo al cospetto di un nuovo modello di produzione che io definisco turbocapitalistico, che non aggredisce più soltanto le classi lavoratrici tradizionali, operai di fabbrica e lavoratori, ma aggredisce anche i vecchi ceti medi, perché il caso del signore in questione è l'esempio classico di un imprenditore, faceva parte della borghesia, la si chiamava una volta, che oggi sta subendo tanto quanto gli operai di fabbrica l'aggressione di un sistema della produzione cannibalico che non vive più del lavoro ma vive parassitando il lavoro altrui e di fatto sempre più si consegna al primato del capitale finanziario. Questo è lo scenario in cui ci troviamo, per cui se non riusciamo a porre un limite al sistema dominante esso si letteralmente vedo testa e Caprarica disperati. Mi spiace per l'arcigno signore filo albionico che prima contraddiceva filo albionico perché fa il peana dell'Inghilterra. Guarda, con il rispetto in Italia il marxismo era rappresentato da Galvano della Volpe e Lucio Colletti con cui ho avuto l'onore di laurearmi. Ecco, quello era il marxismo, non queste banalità, queste banalità assolute. Devo correggerla perché di marxismi in Italia ce ne sono stati molti. Non aprirei il dibattito sul marxismo. Chicco Testa, poi arrivo Antonio. Chicco Testa, sei il cambio di paradigma Antonio. E non si scomponga, ha ragione urlando di più il signore. Ma si scomponga lei un pochino. Scusa Antonio, io sono atarassico. Il signore ha rappresentato, diciamo, con molta onestà la sua situazione. Faceva l'imprenditore e faceva la duplicazione di CD-ROM, no? È un mistero che è sparito. Dopodiché è arrivato Spotify e tutto il resto e i CD-ROM non ci sono più. Allora, cosa c'è di turbocapitalismo e di finanza internazionale in questa cosa? Scusami, perché se no torniamo alla situazione che conosci bene del Settecento, degli operai che distruggevano le macchine a vapore perché temevano che in questo modo perdessero il lavoro. Si chiamava luddismo, no? Non è che lui è stato strangolato dalle banche, ucciso da Soros o altro, semplicemente un mestiere che faceva onestamente bene, purtroppo per lui, fortunatamente per il mondo, diciamo, non esiste più. Per me il problema di Carlo è che io personalmente, che sono un grande produttore di musica, le rispondo subito. Il problema che ci pone Carlo è questa cosa: è successa quanti anni fa, Carlo? Nel 2009, ma infatti non è un problema. Se in 10 anni non ha mai avuto un'altra opportunità, questo paese è una grande discorso. Questo è un altro discorso. Aspetta, no, questo è un altro discorso. Ma ieri sentivo una trasmissione sul PIL, Radio 24, e un economista che diceva, per esempio, vedete, oggi la difficoltà è che ci sono transazioni che non sono più misurabili, e faceva proprio il caso del fatto che noi tutti andavamo a comprare un CD che costava, credo, gli ultimi intorno ai 30 euro, e quindi un CD 30 euro, oggi con un abbonamento di 9 euro al mese,
che fanno 100 euro in un anno, io ho a disposizione miliardi di pezzi musicali, cioè tutta la musica prodotta sulla faccia della terra, no? Allora, da una parte c'è lui, dall'altra ci sono consumatori che invece godono di un beneficio che è un beneficio enorme, capisci? Ma proprio allora, qui il punto è la globalizzazione, Mirta, che implica... Mirta, posso dire una posso parola? Posso chiudere l'argomento? Perché sì. Sì, sentiamo un attimo Caprarica. Poi in maniera rapidissima. È la globalizzazione che genera quelle che vengono definite... Un attimo, sentiamo Caprarica, poi faccio riparlare lei. Caprarica. No, perché siccome poi vengo accusato di scompormi, che è l'unico modo che ho di segnalare la mia presenza, visto che sono in collegamento... Allora, come ha spiegato Dianzi, mi pare egregiamente testa, il turbocapitalismo non c'entra nulla. C'è una rivoluzione tecnologica che è cominciata 30 anni fa, che sta cambiando radicalmente gli assetti e i paradigmi del lavoro. E da questo punto di vista, se volessimo ragionare seriamente, ci sarebbe moltissimo da dire, che non c'entra nulla con la malvagità del capitale finanziario, semmai con la malvagità della tecnologia, ma è la stessa che ci consente oggi di andare da Roma a Milano in 2 ore e 50, di volare da Roma a New York in 6 ore e tutte queste belle cose qui. Dopodiché, se vogliamo vedere come affrontare questo problema, allora dovremmo puntare fondamentalmente su una formazione delle giovani generazioni che punti ad accrescere la loro capacità tecnologica e il loro grado di istruzione, cosa di cui ci occupiamo pochissimo. Allora, perché la scuola, Antonio, rimane con questo governo, come con i precedenti, un'assoluta cenerentola. Continuiamo a parlarne, siamo tutti atarassici a questo punto, andiamo in pubblicità e torniamo atarassicamente in onda fra pochissimo. Io ho finito. Come dice Checco Zalone, il posto fisso è il posto fisso, per cui ci proviamo. Altro che reddito di cittadinanza, a Genova tutti in fila per un posto comunale come maestra all'asilo nido. 3.200 le richieste arrivate per 25 posti a tempo indeterminato e un contratto da 1.200 euro al mese. E tra i tanti candidati anche molti over 40, come Caterina, educatrice di 54 anni. Sembrerebbe più vicina alla pensione. Sì, in effetti sì, però fino adesso, cioè, ho fatto, ripeto, tanti lavori, però nulla di fisso. Quest'anno è un po' allucinante perché ci fanno fare supplenze ogni 2 settimane, ci rinnovano il contratto, quindi è da ottobre che si va avanti così. Ed ora sono mamma di 6 figli. 48 anni, faccio la maestra in una scuola privata, faccio 24 ore settimanali, 900 riesco a portarli a casa, ecco. E meno male che c'è mio marito che ha un buon stipendio, perché al giorno d'oggi, insomma, andare avanti è dura. 1.200 euro fanno gola. Sì, c'è una sicurezza diversa, il posto comunale è sempre ambito. Ma sono proprio i giovani quelli che faticano di più ad arrivare a fine mese, tra contratti a tempo e lavori precari, sognando un posto fisso in comune. Un terno all'otto forse è più facile. Fino al mese scorso lavoravo come postina, però poi col decreto dignità tutti a casa. Ci si lamenta che noi 33enni comunque non facciamo figli, non abbiamo una famiglia, non andiamo via di casa, se nessuno ci permette veramente di avere un lavoro con delle garanzie, e noi ci dobbiamo arrangiare come possiamo. Lo sa bene Michela, 30 anni, laureata in scienze dell'educazione. Lei un lavoro a tempo indeterminato già ce l'ha, ma vale meno di 500 euro al mese. Sono insegnante di sostegno per una cooperativa. Mi pagano 7,50 euro lordi all'ora. Quest'anno io prendo 375 euro al mese. Quasi. Come si fa a vivere con 370 euro? Non si vive, sinceramente io vivo ancora con i miei genitori in casa. Allora,
Allora, questo è un altro pezzo del problema. C'è ancora il mito del posto fisso in questo paese. E poi c'è quella donna che ha detto una frase che mi ha tanto colpito in questi giorni di polemiche così inutili, a mio parere, su questa storia di Verona, su questa idea di famiglia tradizionale che nessuno capisce bene cos'è. Il problema per le famiglie è quello lì: a 33 anni i figli non li faccio se non ho un posto di lavoro. Questo è tutto. I figli si fanno così, si fanno investendo sul futuro perché sai di avere un minimo di sicurezza. Basta. Certo. Scusatemi, ma mi sta a cuore questo tema. Allora, invece, torniamo un attimo alla storia di Carlo, perché Carlo, abbiamo visto il sito di cui parlavi tu, no? Sì. Con i vari elementi per avere, per essere convocati, avere il reddito di cittadinanza. Effettivamente c'è, i requisiti possono essere uno tra questi, assenza di occupazione da non più di due anni. E tu ce l'hai l'occupazione ufficialmente, per quanto sia modesto. Questo era quello che dicevo, è la particolarità che i rider in Italia non sono riconosciuti subordinati per tutto il resto, però quando si va all'ufficio di collocamento in questo caso... Questo adesso lo vediamo, come è. Poi, età inferiore a 26 anni, non ci siamo, essere beneficiario della NASPI, e non ci siamo perché non lo sei, aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio in corso per l'età presso i CPI, e nemmeno questo c'è. Quindi tu sulla carta potresti non avere reddito di cittadinanza. No, posso avere, sì. L'avrebbe comunque, però anziché passare per i centri per l'impiego, farà un altro percorso, detto il programma per l'inclusione sociale, quindi tramite i servizi sociali del proprio comune. E invece lui perché vorrebbe lavorare, vorrebbe entrare in questo meccanismo. Ma questa cosa che ha detto è una cosa che si può risolvere, cioè lui fa il rider, quindi non ha un contratto di lavoro subordinato. Questo può essere un tema per cui lui può rientrare in questo meccanismo, secondo lei, Cominardi? Allora bisogna capire bene che cosa si intende, poi probabilmente ci saranno dei decreti attuativi che specificheranno meglio una serie di questioni. Però quello che voglio dire, siccome prima si faceva riferimento, ho cercato di spiegarlo, se tu sei un lavoratore che non hai un contratto di tipo subordinato, però guadagni poco, noi abbiamo inserito un emendamento proprio al decretone all'ultimo passaggio alla Camera, prima che approdasse al Senato, che proprio prevede che i cosiddetti working poor possano fare un percorso all'interno dei centri per l'impiego, quindi c'è assolutamente tutta la facoltà. Vabbè, ma Carlo non è proprio il sogno della sua vita, fare il rider per tutto il resto della sua esistenza, no, diciamo, appunto. Che proprio è un'occupazione che ha preso per mangiare. L'obiettivo è proprio quello, esatto. Proprio di far partecipare ai cosiddetti lavoratori poveri un percorso anche di formazione tramite anche i centri per l'impiego. Scusi Cominardi, mi ha dato un'agenzia, è temporaneamente sospesa la possibilità di presentare domande online per il reddito e la pensione di cittadinanza in attesa che venga aggiornato il modello di domanda con le ultime novità normative. Questo è normale, per quale ragione? Perché abbiamo approvato poco fa il decretone in via definitiva, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, sono intervenute delle modifiche durante la discussione parlamentare, quindi vuol dire che il modulo deve essere modificato, aggiornato sulla base delle modifiche, una delle quali è proprio questa cosa di cui parlavo sui working poor. Allora, Fusaro, Non ho fatto finire poi la conversazione atarassica con Caprarica, sì, no, me ne dolgo. No, ma si figuri, è un piacere poter discutere. Ma essenzialmente la globalizzazione è un intreccio di tecniche e capitalismo. È molto ingenuo pensare che la tecnica sia un altro mondo rispetto al capitalismo. La tecnica è un veicolo fondamentale del capitalismo. La globalizzazione comporta una competitività al ribasso, una distruzione dei posti di lavoro. Significa che se in India producono a 5 euro ciò che in Italia, pur con maggiori competenze, si produce a 10, si dovrà produrre in India abbassando i costi dei lavoratori, distruggendo le imprese locali. Questa è la bellezza della globalizzazione, per cui le possibilità sono due: o la secondiamo e procediamo verso le ecatombi dei lavoratori e degli imprenditori, come il caso del nostro amico, oppure proviamo a regolamentarla cercando di fare un processo di globalizzazione più civile, più umana, allora, che implica una potenza del politico, la capito, possibilità sovrana di disciplinarla. Due cose parallele, tecnologie e globalizzazione, sono il nemico da questo punto di vista. No, tecnologia non sono. Sì, ho capito, sono il nemico della contemporaneità che sostiene queste tesi, poi naturalmente è liberissimo di pensarla così. Grazie. Il punto vero è che non è che dobbiamo inseguire l'India. Per carità, io sono veramente liberale. Dobbiamo inseguire l'India nella produzione di basso tenore. Il punto vero è che noi dovremmo, come hanno fatto i paesi più avanzati, praticare nel nostro paese quella rivoluzione della informazione che banalmente viene definita rivoluzione digitale, ma non è questa, è la rivoluzione della intelligenza. Dovremmo puntare su una economia
a quoziente intellettivo fortissimamente elevato, cosa che non facciamo, non perché mettiamo pochi soldi nella ricerca, pochi soldi nell'università. E poi, ma è verissimo, lei lo sa meglio di me. Allora guardi, parliamo di cifre, va bene, lasciamo perdere i massimi sistemi, tanto su quelli avremo modo di divertirci per i prossimi 100 anni. No, ma una cifra, fammela dire. Dai, però. Dimmi la cifra. Cioè, noi siamo il paese che nella ricerca, il nostro paese, investe ben sotto l'1%. Nei paesi che sono così detestati dal tuo ospite filosofo, l'investimento nella ricerca si aggira oltre il 2,5%, il 3%, dalla Francia all'Inghilterra. Allora, vi inviterò a parlare di questo tema, è promesso, devo andare in pubblicità.